che siamo l'unica regione tra quelle soggette a piano di rientro, che sta raggiungendo tutti gli obiettivi. Vale la pena di parlarne, ma noi abbiamo risparmiato 600 milioni in meno di un anno e tra gli altri effetti, mutui, sblocco di fondi che vengono da Roma, abbiamo ad esempio la prospettiva concreta della riduzione di IRAP e IRPEF, che erano al massimo livello, appunto perché da noi costava troppo il sistema sanitario e funzionava male. Per cui dal 1 gennaio dell'anno prossimo questo consentirà a cittadini e imprenditori di risparmiare 200 milioni di euro, che non è che vengono meno alle nostre casse, ma che vengono meno allo spreco, all'eccesso di costi che invece abbiamo contenuto. Quindi un doppio vantaggio. Un protocollo che ha come obiettivo la tutela della salute dei lavoratori. Di che si tratta in particolare? Un protocollo strategico, pilota, e noi partiamo dalla Regione Sicilia per costruire un sistema della prevenzione e della riabilitazione dei nostri fortunati e non solo, con il sistema sanitario regionale siciliano, nel quale crediamo e nel quale pensiamo si possa costruire una forte sinergia collaborativa che possa portare a vantaggi importanti per i cittadini siciliani e coloro che hanno la sfortuna di subire un infortunio sul lavoro. Questo è sicuramente la radice dell'accordo, sia in chiave di prevenzione, ripeto, che di riabilitazione.